Si sono attuffati un tunisino e un moldavo questa mattina alle 9:30, e se ne sono dati di santa ragione, hanno un po' devastato il mio locale e così abbiamo chiamato la polizia, poi sono intervenuti 5 pattuglie, sono andate all'interno di questa vietta che c'è vicino al tabacchino e da là sono scappati verso i tetti. E a me hanno rotto dei portaceneri, mi hanno un po', una signora addirittura stava facendo un mezzo infarto perché già soffre di cuore. Hanno rotto 2 portaceneri e con i seggioloni li hanno buttati all'interno del mio locale rompendo il muro che è sotto il banco. E hanno cominciato l'incrocio a bestucciare e si correvano dietro con catene, con la bici un po' e si sono trovati qua davanti a me. Io sono intervenuta tra di loro e dicendo di fermare, che queste cose, sia i seggioloni che i portaceneri, erano di mia proprietà, e mi sono trovata in mezzo a questi due e ho preso un po' di paura, vabbè. Però in quel momento là non sai cosa fare, certo. E poi sono scappati via, ecco. È una zona questa frequentata da extracomunitari, da spacciatori? Molto, e purtroppo la polizia fa quello che può. E sono in pochi, ma loro sono in tanti, ci troviamo veramente a non essere tutelati per niente, e qua è una zona anche frequentata da gente anziana e abbiamo paura, ecco. Certo. Ma lei ne risente la sua clientela di questo clima? Allora, io ti dico che al 31 chiudo anche per un po' per questo motivo. Ah. Perché non posso stare barricata dentro il mio locale oppure aver paura di aprire la mattina, il pomeriggio, la sera che sia.